questa seconda puntata andiamo a parlare della stop orientata. Questo gest serve a preparare la giocata successiva, uno contro uno, tiri, un passaggio. Anche in questo gest è fondamentale la posizione del corpo. Oltre alle cose dette nella prima puntata, le cose importanti sono la posizione del corpo, la visione del gioco e la capacità di anticipare la giocata successiva. E ricordatevi, la puissance n'est rien sans le contrôle, la potenza nulla senza controllo.